Il codice di condotta firmato ieri dai nostri pescatori non ha fatto altro che rendere ufficiale un'attività che i nostri pescatori in realtà già facevano da prima di loro spontanea volontà. Quando vedevano della plastica in mare la prendevano, la mettevano a bordo e poi quando arrivavano a terra la buttavano. Quindi questo codice di condotta firmato ha ufficializzato in realtà un'attività che loro già facevano da molto tempo prima e di loro spontanea volontà senza che noi glielo dovessimo dire. Siamo a Favignana, una delle isole dell'arcipelago delle isole Egadi, composto da tre isole principali che sono Favignana, Levanzo e Marettimo e due isolotti che sono Maraone e Formica, sulla costa occidentale della Sicilia. Quando è stata istituita l'area marina protetta, come in genere avviene, il pescatore ha percepito l'area marina protetta come un limite, un ostacolo alla propria attività. In realtà le aree marine protette hanno lo stesso obiettivo dei pescatori, che l'obiettivo è la sostenibilità. L'area marina protetta ha introdotto delle regole per la pesca. L'area marina protetta, anche noi che viviamo nel mare, dobbiamo tutelare e anche fare la guardiania del mare, perché noi ci viviamo, stiamo, si vuol dire, 24 ore in mare, se alziamo di notte, siamo di giorno in mare, quello che non fanno le altre le autorità. Salvaguardare il mare, che un domani per i miei figli devo fare capire che dovrebbe anche eliminare le plastiche in mare, le plastiche in circolazione in tutto il mondo più che altro. Qua è la perla delle Egadi, qua abbiamo la Posidonia che ossigena e una foresta, un bosco. C'è tantissime barche che vengono da Trapani, da Marsala, da tutte le parti. Non siamo solo noi che peschiamo sull'isola, i residenti. Vengono da tutte le parti. Basta soltanto un po' di fermo. Una volta noi usavamo fare il fermo biologico. Facevamo 2-3 mesi di fermo biologico e tu quando andavi poi al mare si vedeva la pesca. E andavi a pescare e pigliavi pesci, tantissimi pesci. Ci davano un contributo, ci davano a noi. Noi ci fermavamo. Lo facciamo anche innamorato. Per me vuol dire che per mantenere i piccoli pescatori, che sono molto importanti, per il futuro dei giovani che hanno bisogno di lavoro. È vero che ci sono i turisti che ci danno da vivere, ma pure è vero che abbiamo il mare. Il mare è la cosa primaria. Per noi. Prima si pescava un tipo di pesce, poi finiva la stagione di quel tipo di pesce, pescava un altro tipo di pesce. Quel tipo di pesce aveva modo di ripopolarsi. Invece adesso, e poi quando ci sono state alcune leggi, rimane quel tipo di pesca, ma faccio quel tipo di pesca tutto l'anno. Che è sbagliato! Durante le ore che i pescatori spendono in mare per l'attività di pesca, quello che fanno, che è stato fatto, è stato raccogliere informazioni per quanto riguarda la presenza di specie protette, delfini, foca monaca, tartarughe marine. Questo è il centro di primo soccorso per tartarughe marine delle isole Egadi, che è gestito dall'area marina protetta in collaborazione con due associazioni ambientaliste, Legambiente e WWF. La maggior parte delle tartarughe che arrivano qui vengono segnalate da diportisti o da chi fa attività in mare. 49. In alcuni casi sono arrivate anche tartarughe portate direttamente dai pescatori. Anche se per il tipo di pesca che si esercita qui alle Egadi non è frequente che le tartarughe vengano catturate dai pescatori. Questa tartaruga non riusciva ad andare a fondo, era piena di alghe sul carapace, probabilmente questa tartaruga avrà ingerito plastica. Io vado, eh? Occhio che vi bagna!
erano pescatori, siamo nati pescatori. Da bambino i nostri genitori ci portavano in mare. La passione ci ha portato a stare in mare, a lavorare con il mare, a pescare. Ora, negli ultimi decenni il mare offre sempre di meno, quindi abbiamo dovuto mettere un po' di turismo per sopravvivere. Speriamo che qualcosa si raddrizzi, perché se continuiamo così non credo che ci sia un futuro con la pesca. Speriamo con l'aiuto anche dell'Area Marina Protetta che ci dia questa mano per il futuro più che altro, perché il pescatore non ha più un futuro. Non credo che un giovane possa prendere il mestiere della pesca, assolutamente. Siamo ottimisti, dobbiamo essere ottimisti. Che senza pesce poi che vino, come facciamo a bere il vino? Ecco, non si può.